Allora, ragazzi, iniziamo. Iniziamo. A me mi fa morire Dario Drogo perché oggi sparisce, c'ha dei problemi con lo sfondo. Però la cosa buona di oggi è che Dario Drogo non ha il microfono, proprio non gli funziona. Quindi possiamo trattarlo male, possiamo dire, anzi, dopo, prima di chiudere la lezione, ci prendiamo quei 15 minuti buoni per trattarlo male, tanto lui non potrà rispondere. E allora, oggi ragazzi, si recupera un po' il discorso di ieri che ho fatto chiodo. Patrick, e per recuperare, volevo prima di tutto guardare insieme a voi e commentare, chiedere direttamente l'autore delle oscillazioni sul video che ha fatto un certo Patrick Carbonetti. Non so se lo conoscete, mi sembra una brava persona. Io non mi posso esprimere perché non lo conosco, però mi sembra una brava persona. Chiudiamo qui la finestra di Facebook. Io ho scaricato il video. Ah, tra l'altro, vi sto già svelando, non ci preoccupiamo. Vi sto svelando che sto configurando la PS4, il Remote Play. Patrick Carbonetti, dove sei? Oddio, desktop. Perché non uso il mouse? Ok. Allora, ma io l'avevo scaricato, quindi è su download. Ragazzi, scusatemi, vado un po' a rilento oggi. Eccolo qua. Open with QuickTime Player, così lo vediamo tutti. Il computer lo deve convertire, non so sta cosa perché, però. Intanto noi abbiamo qui i tubi colorati a tutto spiano, poi li guardiamo, eh. Allora, si fa attendere. Oh, Patrick Carbonetti, sarei analizzato proprio frame by frame Aiuto. con il nostro QuickTime. Questi sono tutte schermate. Ok, allora, metto in play, ragazzi. E voilà. Guardate che roba qui, movimenti, tac, video, tac, sfocatura, cioè ragazzi, io faccio dei così. Patrick Carbonetti, io applauso per Patrick. Io cioè, lo stavo quasi per cancellare, ti dico solo questo. Perché? 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 No, no, sta fermo, che cancelli? Intanto hai applicato un sacco di roba, che cancelli a fare? Allora, anche questa cosa, vi voglio dire, anche su quello che abbiamo parlato con Alberto Comper, se mi scordo il nome, nella fase in cui uno sta imparando un software, lui lo rimarcava ancora di più e do più fiducia a quello che dice lui. Rispetto a quello che dico io, che lui ha molti più anni di me di esperienza nella didattica. E tra l'altro è stato molto molto carino a partecipare, a darci dei consigli. Lui diceva giustamente a Claudio, particolarmente, credo che parlava all'ultimo, mi ricordo questa cosa di Claudio, insomma, che gli dava dei consigli di caricare i contenuti, di pubblicare, di iniziare a far vedere quello che uno sa fare. E secondo me è giustissima sta cosa perché proprio oggi io mi sono scaricato i miei lavori da un server, lavori di tanti anni fa, perché sto per lanciare un corso tutto mio. E siccome in questo promo parlo dei 10 anni di esperienza su After Effects, ho preso video vecchissimi. E ho iniziato a li ho riguardati ed effettivamente, cioè, ogni video era un goccino di più, ognuno aveva qualcosina in più, cioè non è stato da un momento all'altro boom, anzi, cioè proprio si è visto una progressione nei lavori che ho. Ho una cartella, è la prima volta che guardo tutti i lavori dal 2003 in poi e ho notato che in ognuno di questi lavori, non ho, cioè, oddio, se li guardo ora. Di alcuni mi vergogno, per carità del cielo, però non c'è stata, cioè c'è stata un po' quell'incoscienza positiva, secondo me, di
di un Leonardo ai 24-25 anni che pubblicava roba perché andava in televisione, nelle sigle, e io ho fatto boom 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 boom. Cioè alla fine non c'è mai stato, per me in quel momento era la televisione, oggi c'è Instagram, c'è Behance. Quando dico oggi sembra che sto invecchiando, ma non so. E c'è Behance, c'è Instagram, e cioè è bene pubblicare, far vedere. Cioè questa cosa, Patrick, secondo me, il fatto di lasciare, di consegnare, perché poi è una tematica che ci sto girando e voglio fare un podcast, qualcosa su questa tematica, perché anch'io sono il primo che per fare alcuni contenuti li voglio perfetti e non li lancio mai, perché perfetti non saranno, forse non saranno mai, cioè anzi non forse, secondo me non saranno mai perfetti per come li voglio io. C'è sempre un qualcosa che lo riguardo, dico ah ma questa, però effettivamente quello che vince alla fine, vince, non è che siamo a fare le gare qui, però il fatto di esporlo, di in spagnolo sarebbe soltarlo, di lasciarlo andare, ma nel senso positivo, nel senso che quello che hai creato comunque deve fare il suo percorso, anche magari viene fuori che fa schifo una parte, ok, qualcuno te lo dirà, qualcuno te lo farà notare, chi te lo farà notare in modo carino è sempre positivo. Cioè il fatto che anche lo stronzo di turno arriva e ti dice ah, fa schifo, eh. Però anche quello sta parlando un po' di sé e quindi è positivo lanciarlo. Ora ricondivido lo schermo, se no la faccio troppo lunga. Te hai applicato una marea di roba, Patrick. Io non sapevo, cioè nel senso io effettivamente questo ultimo esercizio io non sono stato a marcarvi proprio a uomo, nel senso oh, fammi vedere quello che stai facendo. Invece hai applicato una marea di roba. Devo dire che ha vinto Giuseppe Labruna per la velocità dell'esecuzione. Esatto. Quindi Giuseppe Labruna, secondo me, è per me è il primo, ok. Però devo dire, Patrick, che hai inserito una marea di cose interessanti. Allora, qui mi hai copiato il tram e questa cosa mi sta sui coglioni. Tipo lì ho avuto un sacco di problemi perché ho creato i binari, sì. Ma vedi che il primo binario parte da metà, cioè ho creato una nuova composizione, niente, ogni volta che spostavo questi binari non si vedeva la prima linea, non so perché, vabbè, ci sono stati tanti problemi che non riesco a capire. Però... Ma fammi capire una cosa, questa prima linea, che è un layer, è un shape layer, che roba è? Sono due binari, cioè un unico shape layer con due binari. Con fatto mi viene a pensare che qui in qualche modo o è 3D e è dietro qualcosa o sopra qualcosa, perché vedi che anche questa linea sì. Sparisce? Quindi probabilmente guarda dall'alto la tua composizione e cerca di mettere il tram insieme ai binari davanti a tutto. No, però non è 3D questo. No? No. E allora, Patrick, che stai a combinare? Come me lo spieghi? Non lo so, infatti devo controllare molte cose. Mi vuoi condividere lo schermo, si guarda insieme? O... Sì, non so se il mio computer regge, perché è un po'... O se no facciamo una cosa, analizziamo sì. In linea generale, sì, poi sì, magari sì. I dubbi più specifici cerchiamo sì. di analizzarli insieme. Posso fare una domanda io? Certo Paolo, ma non c'è musica sotto il video? No, non sono riuscito a metterla, dovevo metterla, infatti era un secondo step. Okay, però sulla musica ragazzi non vi preoccupate perché io ancora come avete intravisto ho continuato la scena 2, che è l'ultima nella scena, è vero che teoricamente la fase 2 inizia il 4 e quindi io avevo in mente un po' di arrivare verso la fine delle dirette tutti i giorni, però resta il fatto che come vi ho già anticipato io continuerò nel percorso di fare le dirette, ne farò una alla settimana un po' più corposa e quant'altro, però quello che mi preme è finire questo esercizio con l'inserimento di musica su Premiere, se volete. Se non la inseriamo su After, secondo me è meglio su Premiere. E in più, proprio oggi,
sono entrato nel sito che io ho un abbonamento, nel sito e che dopo ve lo faccio vedere, e ho trovato che hanno aggiunto, probabilmente da qualche settimana, gli effetti sonori. Quindi cerchi e te li scarichi. Io ho l'abbonamento perché lavoro con molte tracce audio, quindi ormai ho questo, però ve lo condivido anche per vedere com'è che funziona. E torniamo ad analizzare la roba che ha fatto il nostro Patrick Carbonetti. Allora Patrick, qui hai utilizzato delle maschere per il palazzo, vedo. Sì, sì, tutto maschere. Sto andando frame by frame con il cursore, non con il sì, cursore. Infatti se vedi il palazzo non è proprio perfetto, perfetto, perché fa un po' così e poi... Però, vabbè, io te lo sto analizzando volutamente, sì, così, sì, per romperti le scatole, se no che ci so a fare? Scusami. Poi volevo metterci anche una persona che camminava, ma non l'ho trovata, quindi... Il cielo come l'hai fatto? Io inizio a farti domande e così magari ci possono servire a te. Sì, ma semplicemente ho scaricato un PNG di una nuvola e poi appunto l'ho duplicata e ho selezionato il colore di un palazzo e ho creato appunto una nuvola un po' scura e l'altra bianca, in modo molto semplice. Poi lo sfondo era uno sfondo, una tinta unica per tutte le varie scene, quindi okay, molto semplice. E queste montagne che sono parte di una foto? Fa tutto parte di questa foto dello stabilimento Aperol. Io ho diviso le maschere, ho allargato le montagne, ho tolto quella casa e i binari li ho portati un po' più avanti, diciamo. Ok, e il tram era già parte della scena? Sì, no. Aspetta, il tram? No, mi sa che non c'era. Vabbè, non ti preoccupare. No, il tram no, non c'era. L'ho ritagliato da quel quadretto che si vede poi. È stato un tram. Sì. Bene, però mi piace perché si ferma, poi riparte. Questo dettaglio me l'hai rubato bene. Sì, vabbè, ho applicato un po' l'esercizio, diciamo. Sì, ma io sto scherzando. Però mi piace... Allora, questa cosa delle nuvole te l'ho chiesta perché è figa. Questa mi piace molto. Gli hai dato un movimento molto naturale. Lo rimetto in play. Allora, lì ho applicato un movimento con un plugin che ho scaricato. Io ora mi ammazzo. Che plugin è, Patrick? Allora, si chiama... Aspetta, te lo dico subito. Nuvole. Che è effetto vibrazione si chiama effetto vibrazione o effetto molla. Qualcuno che traduce in inglese? È che questo si chiamava proprio così, quindi non so. Ma che il plugin si chiama così? Sì, allora io ce l'ho, poi ve lo posso passare. Va incollato su script nelle impostazioni di After Effects e ti appare tranquillamente su... devo ritrovarti la pagina, ve la condivido. Dopo ce la condividi, così. Sì. Te lo chiedo perché sto sempre per rispondere alle richieste, no? di parlare dei plugin e quant'altro. Sto cercando di riepilogare tutti quelli che ci sono, perché io non ne utilizzo tantissimi, io ne uso veramente 2/3, quindi mi interessa capire che altri ci sono, sì. Per questo ero ora, ora ti condivido proprio il video da YouTube dove l'ho preso. Ok. Allora torniamo a vedere il nostro contenuto. Allora, qui cosa hai fatto, Patrick? Era una camera o hai zoomato con... No, ho semplicemente fatto uno zoom sul palazzo. Ok, ma quindi che hai fatto? Un oggetto nullo? Come l'hai gestito questa cosa? Te lo ricordo? No, l'ho fatta proprio semplice, cioè da qui mi sono avvicinato con la scala, ho cambiato, quindi modificato la posizione e basta, cioè in maniera molto semplice. Ok, no, perché vedo che si muove anche lo sfondo e tutto quanto, quindi tutto questo è unito, questo con questo, ok. Prima era rimasto molto largo, però siccome si vedeva lo sfondo, lo spazio con la casa, perché dal quadro poi si vede appunto la fotografia originale, quindi sono andato
ho zoomato di più anche se la foto è un po' sfocata perché ovviamente certo. Non è di altissima qualità. Vabbè, però non dà nell'occhio lo stacco, eh? È abbastanza morbido. Sì. E quindi questa è una scena, è un'ipotetica scena. La 2. Fine di una scena, sì. Ok. Questa è la scena 2. Quindi stacco netto, papam, sì. da qui a qui. Questo, zoom all'indietro. Qui semplicemente appunto sono passato, avevo questa foto del quadretto, poi ho fatto una scala indietro in maniera molto semplice, ho applicato a tutti i quadri il Bandit. Ah, ok. Che e ho giocato con tutti e tre i quadri. Questo è molto bello il movimento, eh? Sì, è venuto abbastanza naturale. Cercavo di applicare un pochettino l'anticipazione, ho applicato un po' quella tecnica, però sì. Non mi piace, non mi piacciono le date perché confonde un pochettino. Magari stavo cercando un'altra soluzione per far capire che comunque è la loro storia, che dal 1912 e poi fino al 60 succede questo. Volevo metterci una descrizione, ma magari confondeva, quindi ho detto ok, ci metto la data. Ho avuto un po' di... Cioè non si capisce nel senso. Non mi è caduto l'occhio onestamente, nel senso non saprei dirti, allora nel senso non saprei nemmeno onestamente dirti cosa volevi comunicare, questo può essere un chiamiamolo problema tra virgolette, però ripeto io ora mi sto concentrando un po' sulla tecnica che hai utilizzato sì. E mi piace, cioè è piacevole secondo me. Da un punto di vista estetico ma ripeto a quel punto è un gusto personale, cioè è molto difficile dire va fatto così, io non dico mai va fatto così, io personalmente avrei fatto più piccole le date tutte, sì. mi darebbe un po' l'idea di una cosa più elegante, sì. Un po' mi ricollegherebbe a, che ne so, hai visto i musei quando mettono le targhettine, sono molto piccole. Quindi, mi viene solo in mente quello. Però, ripeto, io prendo molto spunto, siccome non mi considero un artista, assolutamente, anzi, ho conosciuto molti che si considerano artisti, poi non è che gli è andata bene a molti, però loro si considerano artisti e io invece assorbo molto da quello che vedo, cioè cerco di vedere le cose e da lì prendere spunto. Okay. Però ecco, da lì è anche molto difficile mettermi nei panni di uno che magari deve giudicare, dice questa cosa è troppo grande perché nella proporzione, no, mi importa una seppia, cioè a me non mi entusiasmano e ti dico, a me io le farei più piccole, però sì. Non sono io a dover decidere, anzi questo è il tuo lavoro e lo sto apprezzando per quello che hai fatto. Ok, sto rompendo i coglioni con tutti. No, ma anzi, le picciolisco subito perché non mi fanno impazzire rivedendole. Quello che sì ti posso dire è se vedo un movimento che fa schifo bisogna che te lo dico, o se c'è una cosa che mi disturba e quindi che dà noia, però per ora mi piace. Cioè, ripeto, questo movimento, tra l'altro, questo è molto figo. È molto stile Apple, no? Molto vuoto. Ok, boom. Ah, questi li hai animati uno a uno? Sì. Ok. Quindi hai dovuto gestire diversa roba da quello che vedo. Sì. Ok. Più che altro uno dei quadri non avevo soltanto, diciamo, lo sfondo e ho creato una maschera all'interno di un quadro e ci ho inserito un altro sfondo, quindi qualcuno l'ha modificato pure perché non erano tutti quadretti. Ok. Poi quando torna qui hai fatto stacco netto? Ah, ok. Sì. Questo funziona molto lo stacco, eh? Forse per i colori. Boom. Sì, questo funziona benissimo. Avete visto questo stacco, raga? Questo è molto bello, eh? Funziona per un discorso di non tanto di forme, ma di colore.
Sì, perché poi mi sono reso conto che le dimensioni erano diverse, non, la scala non è venuta benissimo. Ah, ok, no, però non disturba, eh. Infatti, bravo, perché non disturba per niente. Cioè, di solito noto anche un pezzettino, un frame di nero, qualsiasi cosa, la noto perché quando lavori molto in televisione ti rendi conto i file, quando controlli che non ci siano i neri. Sì. È perfetto, questo stacco mi piace tanto. E anche qui hai lavorato con il Bandit o Sì, con solo con altro? quello. Ok, boom. Anche qui Sì. continua. E anche questo molto figo, perché hai spostato il piano, cioè finora uno era abituato a vederlo come sfondo fisso, Sì. poi te a un certo punto hai svelato che era una parete, boom. Ma ci ho pensato dopo, in realtà. Quindi ti è venuto di... Vabbè, a volte la fortuna arriva. Però mi piace L'ho molto. pensato dopo perché volevo usare un po' il 3D per appunto capire un po' le difficoltà e mi sono reso conto che avevo delle difficoltà e quindi volevo appunto esercitarmi un pochettino anche in base all'esercizio che aveva fatto l'altro video che aveva fatto Giuseppe E e ci ho quindi provato anch'io, più che altro è stata una sfida, ho detto ci voglio provare e niente, capito, Giuseppe? Lui avrà detto, fermi che questa allora è bravo importante. Fabri. Lui avrà detto: se ce l'ha fatta Giuseppe, ce la posso fare anch'io. No, perché non avevo coraggio di usare il 3D perché non riuscivo a gestire bene tutte le posizioni, mi perdevo spesso, quindi ho detto ok, voglio farlo e volevo appunto provarci, anche se poi Ok. Hai messo una sola camera, come hai gestito quella sì, cosa? ho fatto una camera, non mi ricordo se con uno o due nodi, e mi sono creato prima il cubo, quindi la Ok. stanza, le pareti. Poi ho messo il pavimento, dopodiché mi sono girato con la camera verso la parete destra e ho fatto il primo movimento di camera. E poi ho inserito gli oggetti, il bancone, infatti è molto distante dallo sfondo. Volevo creare anche un'animazione al personaggio, ma ti dico la verità, non sapevo come farlo, se portarlo su Photoshop, ritagliare il Ci braccio. sta. Ora si guarda una cosa su questo passaggio, perché anch'io lo sto facendo proprio con Moreno e ho adottato un Posso minimo di cosa per migliorare che non arrivi proprio sboom, capito? Perché comunque la camera teoricamente per essere lì vuol dire che li ha passato Sì, attraverso. esatto, Okay? non Poi c'è, considera che conosco. qui c'è una lineettina, io questa l'ho notata molto, che è Sì, separato esatto. il soggetto. Sì. Poi per il resto, Leo. cioè mi Leo. piace questa sfocatura. Infatti ti volevo chiedere, ok, qui hai messo in una parete il video, Sì. ok? Qui hai messo gli altri quadri, quindi continua a essere arredato, è giusto come ragionamento, perché poi questi sono gli ultimi che abbiamo visto. Sì, sono proprio in ordine. Perfetto, Leo, ottimo. scusami, posso Vai, fare una considerazione? dimmi. Giusto una considerazione. Se vedi il pavimento al limite. Sì. Non sembra adeguato come proporzione le doghe. Le Io droghe, sì. le avrei fatte più piccole Piccole. rispetto. Sì, questo sì, è Sì. vero. Questa texture dovresti, cioè una doga se... Lui è il riferimento, è lui, te considera che devono essere molto più piccole. Piccola. Quindi Sì, o ti sono. trovi un'altra texture, oppure dopo vi faccio vedere cosa si può fare per ripetere sia a destra che a sinistra la stessa texture, che forse non l'abbiamo mai visto. Dopo ve lo faccio Così vedere. sembra Però molto sì, più Giuseppe, reale poi. hai fatto bene a dirmelo, perché l'avevo notato, ma poi me lo stavo scordando, quindi ottimo. Poi una cosa, il video, visto che è su un muro, se lo vuoi arricchire, Patrick, è una cosa per Sì. di più. Io gli farei tipo una cornice La come se fosse una TV attaccata a sto punto, cornice. Sì. come se fosse un LED wall, qualcosa di sfondo. Vediamo un po' la chat un secondo, perché abbiamo dei...
Ah, Antonello dice eccomi. Ok, niente, pensavo che era Dario Drogo perché sapendo che non ha il microfono ci tengo a che lui possa dire la sua. Se vuoi, Dario, simulare anche i rumori che di solito ti contraddistinguono nella stanza, puoi scrivere prum, puff, crash, crash, puoi scriverlo, io lo leggo, così almeno non perdiamo l'abitudine. E, allora, questa parte qua mi piace da morire, Patrick, dove sei? Aspetta, non mi sono perso. No, ti ho perso io. Allora, mi piace tantissimo. Avrei tenuto la sfocatura, l'avrei fatta. No, invece aspetta, la metto in play. No, ci siamo. L'avrei fatta leggermente più lenta perché guarda cosa succede. A un certo punto diventa troppo veloce questa parte, però la sfocatura mi piace tantissimo. Cioè hai fatto una composizione finale che è fighissima, cioè questo mi piace tanto come la composizione. Poi sei passato subito a questo, quindi ok. E qua lo farei leggermente più lento questo, e se vuoi la camera invece di fermarla proprio lì, continua a dargli un pochino all'indietro, in modo che questo ti diventi un pochino più qua e che abbia una composizione un po' più armonica. Però ci sei, cioè le distanze, mi piace, cioè la composizione c'è, le distanze, questo tavolo con questo. Mancano appunto varie cose, tipo delle sedie, delle persone, cioè nel senso io... Vabbè, per distanziamento sociale, ora va bene, siamo in linea, lui ha l'attività, lo sta facendo... Cioè, c'è pochi tavoli, c'è la distanza giusta. No, sei a norma. Se no ti venivano a chiudere il bar e poi questa scena non la potevi utilizzare. No, sono piccole cose, però se le vuoi migliorare, il pavimento, come diceva anche Giuseppe, giustamente, dopo si guarda come. E questa sfocatura la farei leggermente più lenta, più morbida. La camera, sì, più morbida. La camera vedi che arriva e fa boom, sì. Ti blocca. Non la tenere bloccata, dagli ancora un pochino il keyframe della fine, spostalo più verso la fine, appunto. Okay. In modo che lui continua a fare boom, capito? Fa vzz. Senti che rumori. Vzz. Ok. Allora, aspetta. Abbiamo 10 che sta entrando, ok. E quest'altro passaggio invece è fighissimo, questo che fa. Però vedi, anche queste palline, se te le fai comparire mentre la camera ancora va lì indietro, vedrai che il movimento è ancora più bello. Perché te, mentre continui ad andare indietro, ti compare questo. E questa è una chiusura super televisiva, mi piace molto. A me piacciono un po' queste cose, però sì. Sì. E li avrei, allora, questa fine io Leonardo terrei conto che il logo centrale è un po' troppo grande, quindi cioè metterei più piccolo il logo centrale, la bottiglia di Aperol un pochino più dentro e lo split, cioè farei una composizione un po' più da prodotto e il logo un pochino più piccolo. Leggermente per essere un pochino più in composizione, diciamo così. Poi tenete conto di una cosa, quando lavoriamo con questi contenuti, e questo lo dico anche per chi ha intenzione poi di produrne tanti, allora se uno lavora nell'ambito televisivo ci sono delle griglie, che poi ve le faccio vedere, che sono le griglie, la safe area televisiva. In pratica tutti questi elementi che sono molto nel bordo spesso volentieri si tendono a metterli più nel centro perché alcune TV ti mangiano delle aree, anche se questo è un ragionamento che proviene un po' dalla preistoria delle TV, però in linea di massima si tende comunque a tenere occhio a questo standard internazionale. Tra l'altro di solito le emittenti televisive hanno il logo dell'emittente e hanno dei parametri che rispettano questa safe area, che ora ve la faccio vedere perché sia su Premiere che su After Effects è uno standard. Quindi se la roba va in TV è bene tenerla così, ma anche se non va in TV e va su Instagram ad esempio, siccome è un quadrato, è 1080x1080,
tenete sempre conto che se la roba è troppo lontana, poi dovete riadattargli le cose. Se invece state nella composizione un po' più centrale, siete a cavallo, sia per una cosa che per l'altra. Cioè io spesso adatto il mio contenuto per Facebook o per YouTube e per Instagram, tenendo conto proprio di questi due aspetti ratio, vengono chiamati, ok? Sì. E, vi svelo una cosa figa, ragazzi. Attenzione, anche per chi ci segue da Facebook. Domani, siccome non potevo in un altro modo, domani avremo un ospite che ci parlerà, vi anticipo di cosa, ci parlerà dell'utilizzo cosciente di Instagram, ragazzi. L'utilizzo cosciente di Instagram. Orientato a che cosa? Orientato a sapere che abbiamo in mano una piattaforma che non è solo ed esclusivamente per i selfie, è nata per i selfie e lo è. Un selfie vale più di mille altre cose. E soprattutto se sei una bella ragazza. Però, oltre ai selfie, serve a noi per comunicare ciò che sappiamo fare o che non sappiamo fare. Chi se ne frega, dopo saranno gli altri a giudicare. Ma quello che è successo con Giuseppe La Bruna non deve risuccedere, ok? No, allora, scherzo Giuseppe. No, ma è così, io già lo odiavo prima, quindi penso quando ho dovuto armeggiare perché non riuscivo a fare 3.000 cose. No, allora ci tenevo perché questa persona che vi porto è un influencer nel settore dei vini, lo conosco da relativamente poco, ma abbiamo subito collegato bene da un punto di vista umano. Lui ci racconterà un po' la semantica, cioè il perché, il mezzo, come si utilizza. Non è uno che lavora solo in questo settore, a me piace proprio per quello, perché lui ancora è dipendente di un'azienda, ma crea i suoi contenuti la sera, come ho fatto io per anni, e ha intenzioni ben chiare di un giorno lasciare e dedicarsi pienamente a questo settore, ma ha già un sacco di seguito. Durante la quarantena ha fatto una marea di dirette, ha un botto di seguito. Io l'ho percepito anche quando ho partecipato con lui in alcune cose, che effettivamente genera un sacco di movimento. E siccome l'ho visto crescere praticamente come percorso, mi interessa che lui ci dia un po' la sua visione e gli potremo fare una marea di domande, perché lui è ancora nella fase di crescita sana, non è ancora, cioè non è né all'inizio né arrivato ai milioni di follower, che poi genera un sistema che è un po' lontano da quello che uno può fare, ok, inizialmente. Quindi è in quel percorso di crescita, arriverà a molto di più, sono sicuro, però ci potrà raccontare un po' come lo vive come strumento. Ora, non ci dobbiamo fossilizzare sullo strumento, perché domani si chiama in un altro modo, dopo si può chiamare TikTok, si potrà chiamare in un altro modo ancora, e può cambiare lo strumento. Quello che non cambierà però è il contenuto, cioè voi sarete coloro che faranno il contenuto, però le dinamiche di come distribuirlo, secondo me, è importante saperle. Ok? Siete d'accordo? Siete contenti? Sì. Quindi domani lo tartassiamo di domande e vediamo un pochino. Ok? Allora, tornando invece... Patrick ci ha condiviso l'effetto vibrazione. Allora, copio il link così lo guardiamo tutti e poi passiamo alle pastiglie leone. Allora, Patrick... Incollo il link, speriamo bene. Io incollo e premo invio. Ok, eccolo qua. Prendo lo strumento Elisse, colore rosso, va benissimo. Ok, ma quindi è uno script che lui ha inserito, Patrick?
Ah, ok. Sì. Che sarà per qui. Sfrutta sì. L'espressione Wygon e potete scaricare gratuitamente lo script. Ah, ok. Quindi clicchi qua e ti scarichi lo script. Faccio pubblicità anch'io a questo tutorial perché è veramente molto, molto bello. Ma non solo questo effetto, ma tutti i tutorial che sono 81 puntate. Okay. Io sono iscritto, tra l'altro, guarda, ero già iscritto. Ero già. È un altro tipo Comper, no? Molto lento, molto bravo a spiegare. Bene, bene, bene. Bene saperlo. Ma Motion l'obiettivo lo Graphics raggiungi Tutorials. sicuramente se lo segui. Questo, Motion Graphics Tutorials. Sì. Perfetto. Io ho scaricato l'Anchor Point lì. Sempre da lui? Sì, anch'io, è molto utile. Buono, buono. Quindi sono Raccomando. degli È script tipo. che si scaricano e si applicano direttamente all'oggetto, immagino. Al layer. Sì, Sì. poi nella finestra trovi l'effetto e lo gestisci Una tranquillamente. volta scaricato dovete inserire una cartella scritta che si trova. Ah, ok. Poi in After Effects lo trovate nel menu Windows. Ne Perfetto. sono 4-5 che sono veramente uno meglio dell'altro. Bene, bene, C'è anche il Move Anchor Point. Come bene, bene. Ah, per muovere. quello che c'è nel. Sì. Perfetto. Allora, io avevo preparato. Ah, sì, buonanotte. Allora, vabbè, questo delle musiche, raga, tanto ve lo farò vedere quando le monto. Però ecco, il sito che io ho di riferimento è questo, e oggi ho trovato che hanno aggiunto questo. Quindi, boh, siti, metto play. Si trovano tutti effetti. Ora, per carità, niente di strano Come si o chiama che il si trova. sito, Il sito è artlist.io. Io, no, io. E l'ho già detto. E questo sito io ho fatto l'abbonamento, non mi ricordo quanto viene, però ti permettono, ogni mese si aggiungono un sacco di canzoni e a me principalmente mi interessa per il discorso delle tracce audio. Questo degli effetti l'hanno inserito da poco, ecco. Le tracce audio sono libere da diritti. Sì, nel senso pagando l'abbonamento le scarichi le puoi utilizzare. Queste. Per gli effetti audio c'è anche Freesound volendo, che è gratuito, però sono solo Sì. effetti audio. Sì, Freesound. Basta che fai il login. No, questo è un'altra cosa. Dovrebbe essere il secondo, se Il non sbaglio. secondo, questo, .org, sì. Sì, anche questo ha anche delle musiche. Ora non. Non lo sapevo questo. Sì, anche delle musiche, non solo degli effetti. Sì, questo è molto valido perché è una community che ognuno può inserire i propri effetti, quindi far parte della community attivamente, oppure si scarica le cose. Tipo un fantasma. Oppure un vento, una tormenta estiva, Summer Storm. Quindi uno può entrare qui, può. Ecco, questo potrebbe essere un buon sito, visto che non ci può rispondere. Questo potrebbe essere un buon sito per Dario Drogo. Potrebbe campionare tutti i rumori che ha intorno a sé e caricarli in diverse categorie. Io me li scarico tutti. Chiaramente Dario Drago, l'account, e carica tutti i rumori che vengono generati. Non devi fare molto, Dario. Basta che ti metti lì e aspetti. Premi rec e aspetti. Ora me ne approfitto perché non può rispondere. Allora, ragazzi, torniamo a noi. Ho condiviso anche io un link di effetti cinema, eccetera. Ok, l'hai condiviso. Mettiamolo dopo anche sul gruppo Sulla Telegram. chat, o sul gruppo. Così dopo rimane per tutti, perché anch'io ne sto imparando mille, perché non.
Non ne conoscevo tanti. Allora, a parte la PlayStation che è lì, che mi devo ricordare di configurare una cosa. Allora, ragazzi, io sono andato avanti, non tantissimo, e sono stronzo. E non ho avuto tempo, ragazzi, fate i bravi. Allora, qui vi ricordate, volevo fare il logo, quindi ancora ho tenuto lo spazio dove animerò il logo. Poi c'era la fabbrica che compare, poi c'era la transizione della mole e qua inizia la mia scena 2, ok? La scena 2 ho un po' il discorso di Patrick, perché andando indietro mi trovo Moreno in primo piano, che tra l'altro voglio trovare un'altra foto, perché lui sta guardando in modo un po' preoccupante in là. Non mi piace. Voglio che lui stia guardando in giù, se è possibile. E poi qua voglio fare le cassette complete in legno che scorrono. Quindi qua sarà tipo un carrossello che scorre, ok? Già ho fatto scorrere un po' di colori, poi qui nel primo piano scorrerà. Se riesco magari scorre tipo quelle cose del sushi, no? Con la curva. Vediamo. E se no le faccio scorrere qui davanti e non mi sto a rompere le scatole, perché a volte bisogna anche sapersi arrangiare. E, su questo signor Moreno, lo chiamiamo signor Moreno perché se guarda le dirette non posso dire niente, sul signor Moreno, nella scena 2, che è questa, è l'unica scena che ho convertito in 3D, e ho convertito in 3D perché ho messo una camera e perché volevo i tubi che andassero in profondità, ok? Dopo parliamo dei tubi. Allora, Patrick, quando te fai all'indietro nella scena e c'è il barman qui nel centro, è un po' la situazione che mi succede a me, nel senso che il signor Moreno, bravissimo signor Moreno, è qui nel centro della scena, quindi la telecamera o fa lo slalom, nel senso che fa cose strane, oppure io quello che ho fatto è semplicemente, mentre la camera si muove all'indietro, l'ho fatto comparire, vedi? Si sta muovendo in realtà, però il trucchetto è quello che si deve muovere mentre si muove la camera. E il movimento della camera deve corrispondere e finire, poi va ammorbidito, va fatto easy, anzi, guarda, facciamolo subito, però devono coincidere entrambi. Perché? Perché se io li faccio coincidere, ora metto la qualità più bassa e metto in play, se io li faccio coincidere, bene o male, si stanno muovendo due cose. C'è il parallasse, nel senso che comunque io ancora sto guardando i tubi, quel signore con la spatola qui dietro, il mio occhio è un po' impegnato, quindi boom, compare. Poi ora lui è fermo, il signor Moreno, ma consideriamo che davanti al signor Moreno compariranno delle cose che anche qui si muoveranno, e poi non ci sarà questa cosa brutta tagliata, ok? Questa è una composizione con il signor Moreno. Quindi la composizione che avrà i suoi movimenti, la sua vita. Muoverà la testa, muoverà gli occhi, muoverà molte più cose rispetto a chi sta nello sfondo, perché effettivamente il mio occhio cade qua, ok? Quindi molto probabilmente chiuderà, aprirà gli occhi, qualcosa li farò fare, insomma. Devo trovare delle foto simpatiche. Ora qui è molto bella per il corpo, a livello di grandezza dell'immagine, però non mi piace l'espressione, ha un'espressione un po' che sta controllando, non so che sta facendo, pastiglie leone, foto, ne avevo altre, vediamo insieme, voi state vedendo sempre il mio sì. Schermo, sì, cioè volevo fare delle curve tipo così.
ma di lui, ecco, già boh, questo almeno ha un'altra espressione, è più, quantomeno è simpatica o ti incuriosisce del perché sta guardando così. Potrebbe chiudere gli occhi, aprirli, muovere le mani, vediamo. Potrebbe anche cambiare da così a così. Ora devo un pochino studiare, vorrei fare una cosa simpatica con lui. E non di sicuro uno sguardo preoccupato. Ah, ecco, questo era il signore che tocca i pulsanti e questa è la pulsantiera, l'ho isolata. Vedete, questa è la foto originale. E non c'entra niente, lui è vestito bene perché è tutta roba elettronica in realtà. Un po' lì potrebbe essere uno sbaglio, però insomma mi piaceva. E la foto che ho utilizzato per il signor Moreno, elementi, l'avevo presa da qualche sito. Ed è questa, che mi va bene perché lui è vestito come dovrebbe essere all'interno dell'azienda se lavora. Però c'è lo sguardo un po'... Anche questo signore sta guardando in là, forse qualcuno stava parlando, non lo so. Quindi io vorrei rifare queste cassette di legno e poi per rendere più calda la scena della fabbrica, alcune cassette di legno anche dietro metterò, da qualche parte. Con delle caramelle o con delle buste di caramelle, vedrò. Però diciamo che i tubi, che era questa è una foto vera, cioè questa è una schermata del video dell'azienda, quindi questa è l'azienda vera. E da qui mi sono un po' ho preso spunto per questi tubi che vediamo qua. Ok, però ecco, un trucchetto era quello di far coincidere il movimento. Se uno non lo fa coincidere, guardate cosa succede. Io cambio... Vabbè, in realtà, allora, finché cambio questo è poco male. Il problema è se cambio questo della camera. Cioè, che fa come ti fa ora a te, Patrick, che si ferma la camera e vedi? Se si ferma la camera e lui continua, a meno che se aveva le ruote, ok, era una carriola, e se no diventa un po' strano. Quindi delle due, quando è così, fai coincidere, oppure la camera gli aggiungi un movimento, cioè gli allontani il movimento in modo che continui. Diciamo che quando la camera continua ti dà più tranquillità, ti dà più serenità. Se la camera si blocca... qualcosa non torna e comunque è impercettibile, ma anche a me piace proprio che coincida. Semmai delle due aggiungo un altro keyframe, come ho già fatto qui, vedete, che continua ad andare all'indietro, anche perché la scena dopo ora non mi ricordo come entra, però dare sempre un movimento è meglio. Allora, i tubi, ragazzi, vi ricordate? E ora ho attivato tutti i layer, quindi i tubi sono tutte delle pre-comp e ogni tubo, vi ricordate che avevo fatto quel giochino di collegare la struttura, il path del tubo principale al path del liquido, quindi come io lo muovo, vedete che lo segue? Questo ve lo ricordate come l'ho fatto? Se no ve lo faccio rivedere. Avete dei dubbi? Mi sento solo, ragazzi, siete collegati? Pronti? Sì, dai, un ripasso veloce, grazie. Ok. Allora, per capire un tubo, hai visto che uno dice di solito, io non capisco un tubo. Ecco, almeno uno, io vi dico come capire un tubo e questo non lo trovate in nessun altro a dire. Questo sarà il titolo di questo, nella miniatura metterò come capire un tubo con After Effects. Allora, il ripasso veloce che posso fare è il seguente. Due punti a capo. Allora, io ho qui un tubo, ok, che l'ho disegnato in shape layer
che ha un path, cioè un percorso. Quindi ho semplicemente fatto questo per capirci. Ok? E ce l'ho. Faccio command Z. Ok. Dopo io ne ho fatto un altro. Cioè nel senso, allora, una volta che ho questo tubo, perché si vede così male? Qualità pessima. Ok. Allora, una volta che ho questo tubo, ragazzi, io lo duplico e faccio diventare più piccolo questo sopra. Cioè, intanto gli cambio colore, così lo vediamo. Quindi stroke lo faccio diventare bello acceso. Vedete? Era sopra l'altro. Ora gli cambio lo stroke width, quindi lo spessore, in modo che il contenuto sia dentro al tubo. Ok? E però il trucchetto dove sta? Cioè trucchetto, boh, mi è venuto così, non è un trucchetto. Cioè se io per qualche motivo cambio il tubo, il contenuto sarebbe figo lo potesse seguire. Quindi per fare questo io mi concentro sul path di entrambe le figure. Quindi questo è il tubo di sotto, il tubo grigio, e questo è il contenuto. È liquido, diciamo così. Quindi faccio Alt o Option su Mac, clicco sull'orologio come per mettere una riga di codice. Ah no, fermi, è un passaggio inutile perché questo c'è già anche senza cliccare ora, giusto? E il path lo leggo del contenuto rosa, lo leggo al path del tubo. In modo che se io cambio il path, per path si intende il percorso del tubo di sotto, in automatico, vedete, mi segue. Ok? È chiaro? Non vi vedo, carichi, non vi sento che è chiaro. È chiaro, ragazzi? Ah, perché vi ho messo a tutti mute. Io non sento niente. Poi non sentendo più Dario Drogo, per me, io non vi sento, non ci siete. È questo il problema. Ma Dario se n'è andato. Dario se n'è andato perché secondo me si è offeso. Io devo... Non lo so. Ora gli chiedo scusa. Ah, ma ha scritto qualcosa, forse? Sì, perciò tutto. Ciao raga, vi devo lasciare domani, buona serata. Ah, sei arrabbiato. È andato a registrare i suoni. Oppure, aspetta, come si chiamava il sito, ragazzi? Era com'era Freesound. Sì. Allora, andiamo subito a vedere. Dario Drago. Dario, lo sappiamo che ci stai vedendo, ti salutiamo. No, ancora non c'è. Mi abbiamo dato una buona idea. È lì con il microfono a campionare tutto. Devi cambiare le schede per campionare. Torniamo noi. Chi aveva la mascherina addosso, poi non ho capito. Allora, la mascherina e i guanti disparivano con lo sfondo. Era una cosa inguardabile. Dario, salutiamo anche tutti quelli che sono collegati su Facebook. Se volete far parte di questa lezione, siamo ormai nelle ultime, ma potete anche accedere su Zoom. Ok, il link è qui sopra, è qui. Vi lascio il link qui sopra, o qui sopra, o qui, è qui. Non lo so, insomma, cliccate il link, ok. Allora, il path, ragazzi, è figo e si può applicare. In realtà a me mi è venuto in mente mentre lo facevo, non è che chissà che cosa strana è. Però è figo perché sappiate che lo potete fare con qualsiasi figura. Quindi se animate una figura che si converte in un'altra, questo potrebbe essere un trucchettino per non stare a modificare due cose. Ok? Farò un giorno, cercherò di capirlo anch'io. Però ecco, e su questi tubi io l'ho capito così, cioè volevo trovare un modo per fare velocemente, perché ho detto per fare velocemente, perché ora io torno in command Z, in modo da avere il mio tubo con il liquido, no? Che passa. Io, guardate che facile che è quando è configurato così. Allora,
perché uno pensa, ma quanto ci hai messo a fare tutti questi tubi? Oddio, è pieno di tubi, no, io no, no, no. È facilissimo, guardate. Io ho, mettiamo che voglio aggiungere un altro tubo qua, perché non si collega a niente, tipo un tubo che va da qui a qui, ok? Perché questo è rimasto solo, effettivamente. Allora, io prendo, e qual è la furbata? Che io l'animazione, per dire, tubo 1, guardiamo dove sta, tubo 1 qual è? Oddio ragazzi, dov'è il tubo 1? Allora, lo cerco qui sopra, tubo 1. Ah, non vuole. Perché non me lo trova? L'ultimo dei due. Ah, perché è con le cose. Ok, allora, guardiamo solo quello per capire qual è. È questo qua che scende il liquido verde. No, è il peggio che potevo scegliere. Vediamo un altro. Oh, questo. Allora, il tubo 2. Il tubo 2 è una pre-comp dove dentro c'è un tubo con il liquido che scende. Ok? Quindi io cosa faccio? Prendo questa, command D, lui in automatico va in sequenziale, lo chiama tubo con il nome più avanti per non rinominare, quindi questo adesso è un altro, si chiama tubo 13, ok? Quindi io cosa faccio? Chiudo tutto così ve lo faccio vedere meglio ed è più semplice. Io questo tubo 13 lo trascino nella scena, ok? Indicativamente per qui. Quindi, non lo so dov'è, non mi interessa, è per qui, ok? Allora, io questa scena li metto il lucchetto, vado a vedermi il tubo 13, che lo stacco, lo metto di qua, in modo che di qua ho il tubo e di qua ho la scena con il lucchetto, che in realtà è questa scena con il lucchetto, ok? Adesso, guardate cosa faccio, il liquido non mi interessa, anche se qua mi sarebbe piaciuto non giallo ma verde, visto che manca. Quindi, vabbè, gli cambiamo il colore al liquido. Troviamo verde da qualche parte. Qui c'è un verde. Quindi questo gli dico che è questo verde qua. Che poi in realtà sono andato un po' occhio, ragazzi, è il verde più verde non ci sia. Allora, questo verde qua me lo copio ora, in modo che lo faccio tutto lo stesso verde, quindi incollo questo, incollo questo, incollo questo, incollo. È lunghissima questa faccetta. E adesso, ok, il liquido è tutto verde, va bene. Il tubo, io mi metto qua, così vedo la scena. Facciamo una cosa, chiudo questo pannello, così abbiamo più spazio. Quindi qua e qua. Ah, ci siete voi di qua, quindi vi sposto un attimo. Vi sposto anche questo. Ok. Allora, questo tubo io lo sposto. Vedete che si sta spostando anche a sinistra? Ok. Quindi io lo sposto e dico, ok, io voglio che sia collegato e voglio che la sua forma, tipo, che ne so, questa e questa, scenda. Ok? E magari questo e questo, vediamo se da qui, forse è più bello da qua. Sì, mi dà quel tocco in più. E mi piace anche che, visto che è un groviglio di tubi, che magari non sia proprio perfetto. Anzi, vediamo se fa, se fa un command Z. Sì, forse è più bello anche che un po' si impalli così. E anche, vedete, volutamente non lo faccio diritto, lo faccio leggermente come che ha ceduto un po'.
forse dovrei fare anche qua che ha ceduto un po'. Però vedete, in questo modo io ho fatto tutti questi tubi nella scena 2 e sono veramente una marea. Poi per carità, a tutti gli ho detto di essere timidi e qui chiudo in modo da non vedere tutto e vedo molto meno. Ora, qui mi sono accorto che lo stavo vedendo nella prospettiva lontana e quindi non so che mi è venuto in mente di fare. Però torno qua, che era il tubo, era il 13 se non erro. Ah, perché l'ho reso 3D dopo. Ok, ho fatto lo sbaglio a renderlo 3D dopo. Ok, l'ho risposto, ben fatto. Ok, e questa cosa l'ho fatta per N volte, tutti questi tubi, volutamente è un groviglio, no? Windows Workspace, torniamo allo standard. Anzi, torniamo a All Panels. Eccolo qua. Reset. Ok. Ovviamente la composizione non so dove sia andata a finire. Che faccio? Formatto il computer, ragazzo. Qui. Ok, perfetto. Allora, questi vi ho fatto vedere i tubi. Quest'altri sono semplicemente messi in 3D e piegati. Quindi danno quest'idea di profondità. L'operaio 2 è facilissimo. Anzi, no! Fermi tutti, l'operaio 2... Siete concentrati, ragazzi? Qui dovete essere un po' concentrati, perché vi introduco a grandi linee il Puppet Pin Tool. Oddio, che cos'è? Così... Non lo so, poi vedete che c'è. Io vi apro, vi lascio la chiave di una porta e vi dico questa porta la potete aprire, poi fate voi. Però è una figata e mi premeva, perché dice che fa questo, non ce l'ha detto. Se un giorno metti che Giuseppe Labruna spippolando trova i Puppet Tool e dice ah, sto stronzo non ce l'ha detto. Io l'ho usato. Ah, vedi? Il movimento del piede l'ho usato. Allora, io questo omino qua non ho esagerato, perché io non amo esagerare con i Puppet Pin Tool, però se vedete per ora, lui cosa fa? Muove prepotentemente il braccio. Oddio, 13% di batteria. Amo il 13, ma devo andare a prendere la batteria. Arrivo. Allora, questa batteria è qua, il cavo è qua. Ah, vedete questo soggetto che si muove? Se ci fate caso, e poi lo andremo a esagerare, lui muove anche un po' il corpo. Cioè, si muove quasi come che è vivo, insomma, perché quando uno sta in piedi dopo un bel po', non è che sta in piedi come un robottino. Ora, vado a esagerarlo, perché non si vede molto molto bene. Però sono delle chicchine che uno aggiunge e nell'insieme poi tutto torna. Allora, cosa ho fatto? Il braccio va per conto suo e il braccio ho utilizzato solo R di rotation. Sono stato un po' pigro, non ho utilizzato l'effetto blend, ma anche perché mi piaceva il concetto che alla fine lui sta cercando di vedere dove deve premere, insomma, dove è che si stacca il coso. Quindi alla fine il braccio fa questo. Considerate che per quello che dura, per quanto si vede, non è che deve stare lì a ballare la Macarena, cioè basta che muova sto braccio. Il resto del corpo ha tutta una serie di pin che prima li vediamo e poi li rifacciamo. Cioè ha una serie di punti che creano dei keyframe e che si possono muovere, ok? Questi punti, se ora vedete meglio, vabbè che il braccio, ora se lo vedete per bene, il braccio fa schifo, però non importa, ragazzi, quel che conta è ciò che si percepisce, ok? E siccome lui non è l'attore principale, è nello sfondo, lo possiamo fare, cioè questo ci è concesso, è un po' come
non si può uscire, ma se stampi l'autocertificazione in qualche modo, cioè è un po' questo concetto qua, insomma. Salutiamo tutti quelli che ci stanno guardando da Facebook. Allora, come si fa, a cosa servono questi pipette pin tool? Allora, facciamo composition, new composition, abbiamo una composizione nuova e mettiamo sempre quello minore, che dove sarà? Operaio 2, lo copiamo, copio, incollo, ok? E abbiamo questo tizzone qui. Lasciamo perdere il braccio per un attimo, quindi il braccio lo teniamo fermo lì. Se io rivia in project, così sto facendo un giro a pesca. Allora, puppet pin tool, ragazzi, questa è una cosa importante. Qui sì, facciamo attenzione, perché finora non eravamo attenti, ma ora siamo attentissimi. Allora, io vado qui sopra e c'è questo Puppet Position Pin Tool. Clicco, ok? E in pratica cosa succede? Che premo, inserisco il primo e si crea questa mesh intorno, ok? Questa, sì, dai, è una mesh, è una griglia. Io ne creo ora solo tre, così vediamo a cosa servono. Come io li ho creati, nel momento in cui li muovo, si va a deformare la mesh, ok? E questa è una cosa molto carina, molto nota per chi fa 3D, per chi ha sette schede in parallelo, per chi riesce a fare le cose molto fighe. E la mesh cosa ti permette di fare? Attenzione, allora, abbiamo due opzioni. L'expansion, cioè quanto si espande, è molto precisa? Se è molto precisa può essere buono, ma a un certo punto può fare dei movimenti che non sono quelli che ci interessano, ovvero questo dell'espansione dipende un po' da soggetto in soggetto, quindi dovete valutarlo. La densità invece è quanto è piena di divisioni. Più è piena di divisioni, meglio sarà il risultato, però è anche più peso il calcolo che deve fare. Cosa intendo? Facciamo che dobbiamo muovere la testa, no? Di questo signore. Se io ho una densità molto alta, che poi tra l'altro molto alta, il massimo è il 12, quindi non è che sia chissà quanto più alta. Diciamo che come piego la testa, il resto delle cose, togliamo il braccio un attimo, questo non è un buon esempio. Allora, togliamo il braccio un attimo. Vedete, il resto, io muovendo la testa, non è che si muove tutto, cioè cerca di mantenerlo per quanto possibile, ok? Perché considerate che è una rete a tutti gli effetti e tutto è collegato. Quindi come stiracchio da una parte, si stiracchia anche dall'altra. Okay. Oddio. Se la rete è meno fitta, diciamo che come muovo una parte, questa ad esempio viene stirata troppo subito perché ha meno collegamenti. Okay. La dovete immaginare come una rete a tutti gli effetti, come se fosse una rete fatta di filo di ferro e uno tira e si tirano le parti, insomma, per capirci, è uno scheletro. Però è una cosa molto figa perché ci permette di fare soprattutto movimenti di default e 10. Ci permette di fare movimenti come in questo caso qua, tipo lui che guarda o magari, che ne so, lui che un po' respira, che si vede da dietro, che fa questo, oppure se mettevo più punti qua potevo, attenzione per dire, in questo caso dovrei fare così, no? Dovrei ancorare, cioè più ne metto e più ho controllo, quindi che ne so, questo posso far come che si muove un po', vedete?
Ovviamente questi punti, come io premo e ne creo, e ora ne ho creati veramente tantissimissimissimi, ogni punto mi abilita un puppet pin tool, un puppet pin, con il keyframe già attivato. Quindi se io mi muovo in avanti nel tempo e cambio le posizioni, lui mi anima, in questo caso io sto cambiando uno solo, quindi mi cambia, mi anima uno solo, vedete? Mi fa dei keyframe a tutti gli effetti. Ora io premo N per vedere solo questa parte. Vedete? Allora, quando uno scopre questo per la prima volta, vediamo chi Luciano ci ha abbandonato. Ciao Luciano. Allora, quando uno scopre questa cosa per la prima... No, no, Luciano, sei qui. E allora, ciao che è? Mi confondete, ragazzi. Allora, quando uno scopre questo, dice, ah, perfetto, vai, io non faccio più niente, io metto sti puppet pin tool, animo le cose. No, col cavolo, non si dicono le parolacce, non si dicono. Allora, non è che uno mette da pipì, cioè... Serve quando uno ha delle foto, come in questo caso, e vuoi aggiungergli un po' di movimento a un qualcosa che sennò farebbe solo così. Ok? Quindi invece fa solo così, fa anche, cioè che ne so, dalla tuo corpo allegria Macarena, Macarena, cioè se uno sta in piedi, no? E sta così, cioè, sta così, no? Che fa questo, no? Non è che fa questo. Dopo un po' uno, cioè, fa un po' di movimento, no? Nel senso, ti viene di gongolare, ma quale devo premere tra questi? E poi il braccio, notate che di solito quando va in su, e questo lo dico perché, non lo so perché lo dico, ma quando uno va in su a premere qualcosa, uno fa questo, non rimane fermo, perché è una fatica disumana. Io che facevo pugilato, da che siamo bloccati che faccio niente, uno, provate a fare così, provate a stare così per un po'. Cioè, viene una noia qui, una tensione qui, una cosa... Poi, chiaro, io non ho che... Non è che sia... Cioè, se uno è grosso, magari... però, il puppet tool qui, l'anchor point, che fa così, ok? Dopo un po' scende di solito. Quindi ecco perché il mio omino fa così e poi fa così, come per dire, è questo o non è questo? Cioè il pulsante, lui è più o meno così, no? Fa è questo o è questo? O è questo. Vedete? Mentre muove il braccio però c'è un po' di movimento anche, uno respira. Cioè capite che c'è questo un po' di... Ok? Quindi per simulare quell'ambaradan lì abbiamo, per fortuna nostra, questi puppet pin tool. Però non esagerate come ho fatto ora io per farvi vedere che ne ho inseriti 100 miliardi. Cioè il ragionamento base che c'è dietro questo, coma Z per eliminarli, potevo eliminarli, però coma Z, mi piace coma Z, anzi no, perché devo eliminarli. Allora eliminiamoli da qua. Il ragionamento, ragazzi, è che dovete un po' inchiodare... Questi puppet pin tool vengono da quelle marionette di una volta, no? Che erano fatte con cartone, quindi uno dovrebbe inchiodare i joint. Quindi, che ne so, tipo i piedi devono stare per terra, quindi fermi. Magari li mettiamo uno, non qui, ehi, non qui. Attenzione, lo mettiamo qui nel bacino. Poi uno qui... E uno qua, poi nelle spalle, perché se no si muove strano, cioè si muove strano che vuol dire che se io ora lo muovo si muove troppo strano, mentre con le spalle inchiodate avrei anche il movimento della testa. Ora potrei anche far così e avere anche questo, ok? Più punti metto e più blocco il soggetto? Sì, i punti sono i joint di questa rete. Non è che li blocchi, attenzione, ti dai la possibilità di animare, però cosa succede? Che se io fa conto ne metto pochi,
tipo metti che i piedi non, metti che faccio così, così e no, basta. E come muovo la testa, lo vedi cosa fanno i piedi? Vedete? Perché questa maglia muove tutto il resto. Nel momento in cui io metto qua, io mi viene di natura metterne due, ma metti che facciamo uno solo qui, già è meglio. E quindi movimento sexy, una mano nella cabeza, ok? Che bello. Ora se sul braccio... Se li muovi diventano punti di ancoraggio. Punti di ancoraggio, sì. Punti di ancoraggio che però fanno parte di una rete, di una maglia, di una rete maglia, di una maglia rete, di una rete maglia. Reticolo. Reticolo, e che si può muovere. Questo è fighissimo. Poi, allora, c'è un 20 miliardi di cose da sapere su questo strumento. Però già sapere questo... che a un oggetto che di solito fa solo così gli possiamo anche aumentare, già è un altro passo, ok? Giustamente. Ragazzi, è stato un piacere, noi ci vediamo domani, domani abbiamo l'ospite, ve l'ho lasciato lì, e niente, domani chiediamogli tutto, eh? Tutto, 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 tutto. Va bene? Ciao. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao, buonasera! Ciao. Ciao.